Senta Presidente, c'è la finale, un Inter giovani, però c'è soprattutto l'occasione di venire qui a salutare Giovanni Galli e ricordare Niccolò Galli. Sì, senza dubbio, questa è la cosa principale, anche per la gentilezza di Giovanni Galli che mi ha invitato, è una cosa che mi fa molto piacere e lo ringrazio moltissimo. E poi il piacere di vedere, di entrare nella realtà e vedere questi ragazzi che giocano così bene, con tanto entusiasmo e con il piacere di vedere delle qualità in ognuno di loro. Quindi capisco il suo entusiasmo, perché è il mio nel vedere queste cose. Senti, l'abbiamo vista proprio attaccato alla rete a vedere questi ragazzini. Beh, ma perché è bello, è interessante, però è una partita di calcio con tutto il suo agonismo, insomma. Senta Presidente, ho visto che seguiva in particolar modo appunto i giovani dell'Inter. Ieri ha usato un'espressione, ha detto sul risanamento usato da Toir, non è che ci vuole un Inter più giovane proprio perché c'è bisogno di risanare? No, non c'entra il risanamento col fatto dei giovani, e credo che le squadre debbano sempre avere un equilibrio come le hanno tutte le grandi squadre, cioè di giovani e di giocatori esperti, cosa che l'Inter in questo momento ha, quindi credo che sia sulla strada giusta. Però la domanda costante che le fanno i tifosi è quella di tornare proprietario quando la incontrano. No, non credo, magari sono molto gentili perché mi ringraziano per quello che possa essere, così, delle emozioni che possono aver avuto, qualche soddisfazione, ma immagino che siano proiettati sul futuro, è giusto esserlo, e credo che questa persona, cioè Toir, e il suo gruppo abbiano le qualità per far bene, certamente. Possiamo chiedere che cosa ha provato all'addio di una parte della sua Inter, dei campioni del triplete, e se secondo lei l'Inter è stata un po' prigioniera della riconoscenza nei confronti di questi campioni? No, questa ultima cosa no, nel senso che questi giocatori hanno dimostrato fino alla fine di essere fortissimi, e quindi nella media con gli altri forse sono stati quelli che hanno giocato meglio. E sotto profilo invece della riconoscenza vera, al di là di tutto, è il dispiacere che se ne vada, perché il tempo passa ed è abbastanza normale che, come gli altri loro compagni hanno lasciato qualche anno fa, che succedesse anche a loro. Qualcuno di loro forse poteva esprimersi ancora, ma questo dipende poi dai progetti che ognuno fa, e quindi questi sono i giudizi che si possono dare in un bar, come li do io, come se fossero in un bar. Ha sentito Toir nelle ultime ore? C'è stata una piccola incomprensione fra di voi? Sì, l'ho sentito proprio stamattina, ma insomma di questa cosa proprio non l'abbiamo neanche accennata, in quanto sono altri problemi che dobbiamo affrontare. Poi c'è una simpatia reciproca che ci porta proprio a non spaventarci di niente che possa essere una polemica parallela. Presidente, le posso chiedere semplicemente, qui tra poco si raduna di nuovo la nazionale di calcio di Prandelli, se seguirà il mondiale la squadra azzurra, c'è anche fra virgolette un suo figlio, come l'ha sempre definito, Balotelli? Sì, sono tutti figli miei qui, da quello che ho capito. Sì, però no, la seguirò senza dubbio, perché ho sempre seguito la nazionale con passione, quindi poi la seguiamo tutti con passione. È sperabile, credo che prendere a buon senso, che riesca veramente a mettere insieme un gruppo che magari sarà visto all'inizio con lo snobismo e poi come al solito dimostrerà carattere. Questo è necessario, il carattere sarà quello che potrebbe farci fare delle belle cose. Ranocchia, capitano dell'Inter, le piacerebbe? Sì, mi piacerebbe molto, spero che lo porti, spero proprio che lo porti. Aspetta, un'ultima cosa su Giulini, se le risulta, se c'è qualcosa in più fra lui e il Cagliari. Giulini, Cagliari. No, guarda, non lo so, ho sentito dire anch'io questa cosa, spero che sia vera, ma non, se sempre che Cirino voglia lasciare, ma però non ne so di più, non l'ho sentito. Grazie mille, grazie tanto. Ma suggerirebbe cambiarsi la Fiorentina? No. Cambiarsi a chiunque. Grazie.